Domani alle 17 la camera ardente al teatro. È morto la notte scorsa a Roma a 91 anni per volontà della famiglia. Ha utilizzato questa parola pandemia. Io resto a casa. Sentava Ezio Bosso, restituendo immediatamente quei tratti di umiltà. Ieri sera ci ha lasciato Stefano Dorazio. Morto a 60 anni per arresto cardiaco. L'Italia piange, Pablito muore. Addio a Gigi Proietti nel giorno del suo 80° compleanno. Figlia di whisky, Vat 69. E fa bene. Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio. Vero, credetemi, è accaduto in Cina un pipistrello, un uomo ha contagiato facendo sul risotto un po' della pupù. D'un tratto ci troviamo chiusi in casa. Era Conte, in quanto presidente, che fa un DPCM dicendoci così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto l'anno sia meraviglioso? Meraviglioso, perfino la regione potrà cambiare poi il suo colore. Puoi uscire solo se stai male oppure cane, devi fare cagare. E tu dici non ho niente, ma poi non senti neanche l'odore e il sapore. Meraviglioso, questo 2020 non è solo per te. Meraviglioso, mi alzo ogni mattino e spero in un vaccino, poi penso che è bell'anno. Meraviglioso, meraviglioso, meravigliosa, meravigliosa. Messo la mascherina, persino la vicina ha lavato con la mucchina il marito e il trattore. Ah, meraviglioso, ti dicono cornuto, se il pubblico ti scappa uno starnuto. Quest'anno era finito e l'altro è iniziato, e spero che non sia meraviglioso, 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 meraviglioso. Grazie a tutti per quest'anno meraviglioso. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto l'anno sia meraviglioso, meraviglioso. La regione potrà cambiare poi il suo colore. Puoi uscire solo se stai male oppure cane, devi fare.
fare cagare.